Eccoci qua ragazzi, dunque salve a tutti, sono il vostro Sion True Silver e ho aperto il secondo canale insieme a Grady Graprace e Christian appunto per portare nuove cose che faremo tutti quanti insieme, tutti e tre. Quindi la prima cosa che vi voglio portare è il nuovo ordine rivisto di Beyond, quindi giocare il gioco cercando di ottenere determinati trofei un po' più difficili, ora che già lo conosco, quindi partiamo ragazzi, avventuratevi con me in questo bellissimo mondo e andiamo. Sono nata con uno strano dono. La capacità di vedere ciò che nessun essere umano ha mai visto prima. Nella mia testa è il caos. Immagini, suoni, odori. Ricordare mi serve per aggiustare le cose successe finora. Per ricordare chi sono. Se dovessi dire com'è successo, potrei cominciare da qui. L'ho trovata sul ciglio della strada, in mezzo al nulla. C'è stato un incidente? Qualcuno le ha fatto del male, forse? Mi dia un nome. Magari un contatto. Avrà un familiare. Un amico. Qualcuno che possa riconoscerlo. Siamo di poche parole. Se lei non mi aiuta, come facciamo? Cos'è questa? Una cicatrice? Fermateli, non hanno la minima idea di cosa li aspetta. Ditegli di attendere il mio arrivo. Oh, diamine, comunicateglielo subito, mi avete sentito? Dovete fermarli! Idioti, maledetti idioti. Lo so. Stanno arrivando. Un attimo, che sta succedendo? La ragazza di prima, dove si trova? Giada, che cosa hai fatto?
ragazzi, quindi un inizio già bello tosto, come avete visto. Qualcosa ha distrutto tutto, ma lo scopriremo durante la trama. Andiamo avanti, dopo questo piccolo prologo, con il vero inizio del gioco, che sarà l'esperimento, quindi che dà anche il titolo al nostro episodio. Come vedete è monitorata in questa stanza. Ah, eccoti qua. Come va oggi, Josie? Bene? Mi spiace disturbarti mentre stai giocando, ma credo che sia ora. Ok, abbiamo il controllo di Jody bambina, quindi vi ricordo che abbiamo scelto la modalità cronologica, quindi nel senso che ecco, possiamo forza, giocare qua a bambola. Potrei giocare quanto vuoi. Ecco qui, esatto, vi dicevo, abbiamo scelto la modalità cronologica, che è quella che cresce insieme a lei in un certo senso, quindi mano a mano che la bambina diventa grande vedremo tutti gli episodi. La modalità originale, quella della PlayStation 3, che è disponibile anche in questo titolo, salta un po' avanti nel tempo, la trovate sull'altro mio canale, quindi e l'abbiamo giocata anche con Grady Graplace nella Blind Run insieme, quindi ciao principessa, siamo proprio belle oggi. Eccoci qua. Allora, ciò che dovremo andare a fare adesso. Ciao, già. Come andiamo? Tutto bene? Sì, bene. Appunto, ciò che andremo a fare è indossare questo caschetto e fare il nostro esperimento. Dunque. Ok, ora ci mettiamo questo. Ricordi? È come una corona. Ecco fatto. Oh, ora sei una principessa. Niente paura. Andrà tutto bene, vedrai. Io sono qui accanto, sai che sei, ok? Ehi, Jody, mi senti? Ok, iniziamo. Caitlin è nell'altra stanza e ha le stesse carte che hai tu. Adesso le chiederò di sceglierne una, poi tu ci dirai quale carta ha scelto. Allora ci sei? Bene. Allora cominciamo. Prima carta. Ok ragazzi, così chiamate lo spirito col tasto triangolo e vi muovete con L1. Perfetto, ci dobbiamo muovere qua. Ecco qui, possiamo vedere che è in mano la carta della stella questa signora. Quindi richiamiamo lo spirito e muoviamoci per selezionare la carta della stella. Prossima carta. Il quadrato ce l'abbiamo già libera e servita. Prossima carta. Le onde. Molto bene, Jody, proviamo qualcos'altro. Ci sono delle costruzioni sul tavolo, nell'altra stanza. Pensi di riuscire a farle vedere? Brava, Jody. C'è altro che riesci a spostare? Allora, ragazzi, qui possiamo avviare un trofeo. Dobbiamo stare molto attenti a non sbagliare nulla, eh.
Il trofeo si chiama Fuori controllo, ovvero non hai perso occasione di essere cattiva utilizzando lo spirito. Dovete, noi lo chiameremo per il momento lo spirito. Vedete? Basta così. Mi spiace, ma me ne vado. Ok, Jodie, cara, l'esperimento è finito. La porta è bloccata. Vi dico no, che non, Pedro, non è chiusa. Forse è solo bloccata. Aspetta. Ecco, adesso qui, ad esempio, ho sbagliato. Devo rientrare nella stanza. Devi fermarti subito, Jodie. Il test è finito. Devi fermarti. Allora, dovremmo aver rotto quasi tutto quello che c'era di rompibile in questa stanza. Tra un po' dovrebbe spaventarsi la signora. Ecco, in questo momento la dovete soffocare con lo spirito. Questo è il primo step per il trofeo che vi ho detto. Ecco qui ragazzi, ed abbiamo terminato il nostro episodio, l'esperimento. Hai scatenato il caos, hai strangolato Kathleen e possiamo andare avanti con la nostra storia, ma andremo avanti nel prossimo episodio. Io vi ricordo, se vi è piaciuto questo mini episodio, non lo facciamo molto lungo, lasciate like, iscrivetevi a questo nuovo secondo canale che sarà gestito da me, Christian e Gradi Graplays, e soprattutto continuate a seguirci, così magari diventeremo sempre un po' più bravi. Grazie a tutti di avermi dato fiducia per il primo episodio e a tra poco per il prossimo episodio. Ciao ciao a tutti!